Abbiamo ascoltato Bella Ciao, eseguita dall'orchestra a distanza in un organico semicompleto. È possibile paragonare questo brano ad un inno moderno, in quanto affonda le radici nella tradizione popolare e rappresenta un sentimento di unità degli italiani uniti nella resistenza alle lotte moderne contro il coronavirus. Perché possiamo considerarlo un inno moderno? Storicamente viene di fatto contestualizzato al periodo della resistenza partigiana contro il nazifascismo. Parliamo del periodo prima della liberazione d'Italia, avvenuta il 25 aprile del 1945, che diventa una data di celebrazione nazionale. La resistenza associata ad un ostacolo, ad un nemico, accomuna Bella Ciao, intesa in un'esecuzione moderna, con la versione che storicamente fu attribuita al periodo della Resistenza. Possiamo infatti riconoscere in Bella Ciao la tematica di libertà, desiderio di diritto alla vita. Ascoltiamo l'inno d'Italia spesso all'interno di celebrazioni ufficiali, cerimonie, eventi, manifestazioni come per esempio le partite di calcio o dello sport, all'interno delle Olimpiadi per rappresentare il proprio paese di provenienza, all'interno della festa ufficiale riconosciuta dalla Repubblica Italiana che è il 2 giugno, che è la data in cui viene proclamata la Repubblica. Queste musiche che vi espongo quindi sono legate a due giornate molto importanti che viviamo ogni anno e che sono riconosciute a livello nazionale come feste. L'Inno d'Italia fu composto dal compositore Novaro con testo di Mameli. Lo intitoliamo Il Canto degli Italiani, conosciuto anche come Fratelli d'Italia. Fu composto nel 1847, ma solamente circa 100 anni dopo viene riconosciuto come inno ufficiale, precisamente il 12 ottobre del 1946. Esso è composto da 5 strofe e all'interno di queste strofe è possibile celebrare tutti gli avvenimenti che gli italiani hanno vissuto, quindi guerre, vicende storiche, necessità di appartenere ad una bandiera che rappresentano la storia degli italiani. Non a caso fu composto nel 1847. Parliamo di un periodo in cui gli italiani combattevano per l'unificazione d'Italia, infatti nel 1861 fu proclamato il Regno d'Italia. Quindi sono degli avvenimenti storici molto importanti che portano all'unificazione del paese.
Grazie.